Questa scrivania è proprio bellina. Ti porta i pan? Sì. Quando ancora non avevamo le scrivanie verticali, avremmo voluto delle scrivanie così. Poi ce le siamo fatti perché l'IKEA non faceva niente del genere. Probabilmente avremmo comprato queste. Sì. Però sono un po' larghe per il nostro utilizzo. Delle nostre, qualche 5 centimetri in più. Comunque adesso abbiamo fatto le scrivanie che si usano in piedi. Sono le cose che si mettono sotto il letto, l'hanno appeso alla parete e poi ci agganciano sulle cose, così non puoi fare non fai altri buchi sul muro. È una cosa bellissima, tra l'altro. Queste basi addobbe con questi tessuti che li tengono uniti costano pochissimo dall'IKEA. Quindi se vivete in una casa dove non potete fare i buchi sul muro, vi basta farne due o tre su che reggono il tutto e poi appendere fotografie, lampade, basi, tutto. Bellissimo. Ma questa cucinina è incredibile. Pazzesca. Sotto il lavello, microonde, piastra a induzione. Poi questo scaffale con questa cosa, con la Lazy Susan doppio spazio, proprio una mini cucina perfetta. Poi a parte uno delle figurine, ecco, questa dovremmo mettere nel garage che abbiamo visto prima. Ma qua c'è spazio per il frigorifero, però. Ah, ok. Tra l'altro noi questa piastra induzione ce l'abbiamo già, l'avete già vista nei vostri video, l'avete già vista nei vostri video, ho detto? Vabbè, nei nostri. Ah, dobbiamo comprare delle candele, sì. Quindi le prendo adesso? Se sono quel gusto che vuoi tu, sì. O qualunque gusto vanno bene, prendile pure. Sono quelle che prendiamo sempre, quelle azzurre. Ecco, mettiamo dentro il sacchetto. Un'altra profumazione. Dopo, se capita, le scambiamo. No, andiamo pure. Proseguiamo pure. Vabbè, al limite la vetrinetta, quella che volevi tu, il posto, dove è andato. Niente, parlavo con un estraneo. Sì, molto bello. Bellissimo questa parte qui. E puoi avere due sgabelli, si può mangiare, però è un piano di lavoro aggiuntivo. Questi cassetti sottili, comodissimi, ho un'altezza senza doversi piegare. Lavastoviglie. I fuochi a induzione. Questo è una nuova aggiunta che hanno fatto, non c'era prima 30 centimetri, ah, okay. C'era 20 e 40, adesso hanno aggiunto 30 centimetri. Qua c'è il frigo. Surgelatore, frigo. Forno. Facciamo un pensierino su questa cucina. La tazza che adoro io. Andiamo. Qui c'è quell'isola che ci fa impazzire. A noi piace tanto. Molto bella. Lì c'è la lavastoviglie da 45 cm, quella sottile. Ah, difficile che da qui possa farla vedere. Adesso quando passo dall'altra parte. A parte questa qua che volevo far vedere, anche questa. È carinissimo questo modello. Che mi piacerebbe metterla nella zona giorno, al posto della credenza che abbiamo rossa, adesso. Però è troppo piccolo. Lavastoviglie. Quella sottile da fantastica, sì.
Sì, poi c'è quella. Dobbiamo prendere quella grande. Ma non oggi, la mettiamo nell'ordine. Ok. Allora, c'è un modello nuovo della nostra French Press, la nostra era questa, era, è tuttora. Sì, quella è il manico di plastica, è la base in plastica. Questo invece è doppio vetro, ci sono due strati di vetro, si vedono quello interno e quello esterno, perché così non ti Ho scotti. capito. Comunque, questo è comodo che l'acqua la puoi scaldare direttamente tipo nel microonde, metti proprio tutta la caraffa, mentre quella no, perché c'è il bordo in metallo intorno, questo non si può mettere nella. Questo invece puoi scaldare l'acqua nel microonde. Puoi fare. Questi tavolini nuovi, molto carini. Tra l'altro costa solo 35 euro. E poi queste ciotole quadrate. Anche queste sono nuove. Queste sedie. Hai visto queste sedie? Sono vestiti tipo di un tessuto, mamma mia, Belli. comodissimo. E poi anche il rinforzo Sì, dietro ho alla schiena, e visto. questo è morbido, e si possono cambiare, c'è di colore. E queste qui invece sono fatte di riciclate. Di materiale riciclato. Sì, sono. Tre colorazioni. Sono tutte fatte di un materiale, però costano 70 euro. Ci piacciono tutte le cose che costano 70 euro. La lampada 70 euro, Ma così oggi, l'altra non cosa da 70 lo euro. so, oggi tutto quello che ci piace costa così. Questa ce l'abbiamo in versione molto più grande. Ah, mia, certo che man mano che giriamo dentro lì, che diciamo a noi stessi e a chi ci sta guardando, questo ce l'abbiamo, questo ce l'abbiamo, mi rendo conto che Beh, noi abbiamo arredato tutta cioè, la casa da casa zero. nostra piena di cose IKEA. Sì. Anche perché non è che abbiamo molta alternativa. Non è come, non so, negli Stati Uniti che ci sono altre. Noi se non veniamo da IKEA dobbiamo andare da Leroy Merlin, che per carità di no, oppure da. Cosa c'è? La Maison du Monde, che è cara arrabbiata, e le cose non sono poi di tutta questa qualità. Cosa sono? Sono bellini. Scatole in alluminio con un vassoietto. Sono per la scrivania, anche Bellini. questo. Guarda, si vedono lì montate. E poi ci sono queste due scatoline. Ne sono due. Allora, qui c'è lo scaffale che abbiamo messo in terrazza proprio poco tempo fa, dovreste già averlo visto. Lo scaffale Hillis, in un altro video dovreste averlo visto, con intorno la copertura che chiude tutto. Noi abbiamo messo tutte le cose che poteva far comodo far scomparire dalla casa. Dimmi. Della Al posto della credenza, credenza che abbiamo in cucina. però è sempre 80 centimetri, è sempre piccolo. Bello quel mobile laggiù, da mettere in un bel garage dove vai a preparare le tue conserve, no? Con questo carrello da lavoro lì al centro. Compriamo qualche pupazzo per le bimbe, per Kitty e Candy, no? No, Ma perché che? riusano.
E Candy voleva un dinosauro, però. Cioè... ci vediamo dopo. Dopo non ci giocano. Sì, poi la prima pallina di carta che ci cade a noi per terra, la prima cosa che ha pallottoli, che la devi buttare, poi invece ti cade, la dimentichi, per loro diventa oro. Bello, lo voglio, ma è meraviglioso. Sì, si può mettere tutte le cose dentro. Mamma mia, è bellissimo. Per disegnare. Stupendo. La valigetta te la porti sempre dietro. Ma tutta la dovresti comprare proprio. No, non ci farei niente. È bellissimo. Però è carina come idea. E adesso finalmente facciamo una sosta al bar dell'IKEA. Mi manca tanto il fatto che oggi non abbiamo pranzato qui al ristorante dell'IKEA, però con le polpette vegetariane solite, insomma le solite cose che prendiamo noi. Compreremo le surgelate e le mangeremo a casa. Ma tanto, esatto, quando usciamo di qua andiamo alla bottega svedese a prendere un po' di cose da portare a casa, e poi oggi avevamo un buono da usare lì da Dispense Emilia, quindi era un peccato non sfruttarlo. Comunque adesso prendiamo qualcosa di buono qui, dopo vi facciamo vedere cosa. Non ci sono più i tavoli alti? No. Vai laggiù in fondo. Là, ci sono queste belle tende rosse. Spieghiamo che cosa abbiamo preso. Allora, questa torta di mele nuova. Torta di mele e vaniglia. Crema con questa crema alla vaniglia di fianco. Poi, sotto questi tovaglioli c'è... per lui una torta di frutta. Costata la frutta che poi mi ha dato il bordo, non so, cioè la frutta non si vede dove sta. Io andrei a portare dietro, cioè è un pezzo di, cioè tutto bordo. Infatti sì. Io vado, devo dire, dico scusami per te. Intanto dai, io descrivo il resto mentre tu vai. Poi questa treccia alle noci, noci e uva passa, non mi ricordo. Poi questo cinnamon, questo dolce cinnamon, insomma. Due caffè e l'acqua, a proposito. Ah, l'acqua ce la dobbiamo prendere, bisognerà che glielo vado a dire, perché...
Ecco, allora siamo... Siamo tornati a casa finalmente, da che sono le 18. Allora siamo usciti alle 11 e siamo tornati adesso, quindi siamo mancati un bel po'. Allora, cosa abbiamo acquistato? Allora, questo è un carrello in metallo nero che si chiama Nissaforce e quando lo monteremo ve lo faremo vedere. Sì, lo vedrete in un vlog. Costava 30 euro, ma l'hanno abbassato di prezzo e adesso costa 25. Ma che poi l'avete visto prima, quando eravamo dentro il negozio, sì. Che vi abbiamo detto acquisteremo esatto. Questo. Poi abbiamo preso le bacheche, ne abbiamo prese due, le bacheche che andranno sulle nostre scrivanie. E poi abbiamo preso questo NB, che è uno speaker, una radio portatile USB Renzo, insomma. Wireless, giusto? No, Bluetooth. Bluetooth. Un nuovo thermos per Renzo, per il caffè, per andare a lavoro. Poi abbiamo già uno dell'IKEA, ma è enorme. Abbiamo preso queste buste in plastica Parkla, che serve per organizzare nel contenitore del letto. Ne abbiamo prese due, costavano 2 euro l'una. Per mettere i piumoni, queste esatto. Cose. No? Queste sono le staffe per collegare questa bacheca alle scrivanie. Ce ne sono due di queste confezioni, una per me e una per Renzo. Questo è un aggeggio Regilibri, sempre per questa bacheca. Ne abbiamo prese due, ovviamente. Poi ganci, sempre per questa bacheca. Elastici per la bacheca, pinze per la bacheca. Poi questo è un contenitore in metallo, sempre per questa bacheca, per mettere le penne, bla bla bla. Abbiamo comprato una tortiera. Sì, l'avete vista prima quando eravamo a Ikea. Sì. Che è praticamente solo un coperchio che mettete sopra un piatto qualunque. Dove c'è il dolce. Sempre altre nuove cordicelle e altre nuove ganci per la bacheca. Poi abbiamo preso un pela patate, 3 euro, perché quello che abbiamo si è rotto. Poi, vediamo cosa abbiamo ancora. Questi sono fantastici. I beccucci sì. Dosatori, perché li abbiamo, però questo c'ha una pinza che si gira alla punta e invece i nostri non si chiudono. Proviamo, speriamo che andranno bene. Un set di 3 candele che Renzo accende tutte le mattine in bagno. Io adoro le candele. Queste sono sempre i ganci per mantenere queste librerie, cioè queste bacheche alla scrivania. L'altro contenitore per le matite, le penne, uno mio e uno di Renzo. Tagliere nuovo, questo sarà la base della Instant Pot. Esatto, questo è il tagliere, tra l'altro andrà sui fuochi della nostra cucina e con l'Instant Pot sopra, così se abbiamo bisogno di usare i fuochi ci basta togliere questo e possiamo utilizzare i fuochi. Anche perché dovete sapere che da quando abbiamo l'Instant Pot non usiamo quasi più i fuochi. Esatto, e poi in più questo si infila perfettamente nel carrellino. Che poi vedrete. E il carrellino l'abbiamo preso anche per poter cucinare con la Instant Pot in terrazza. Esatto, quindi soprattutto dall'anno prossimo che faremo la terrazza nuova. E questo questo tagliere ci è costato 6 euro. Questi sono due vassoietti grigi in plastica, 1,50 euro l'uno. Praticamente li vogliamo mettere sotto alla nuova macchina del caffè che avete già visto, la Nespresso. E l'altro vassoio sotto la macchina del caffè americano. Vabbè, i cataloghi dell'IKEA. I nuovi cataloghi, 4, perché 2 li metto nella mia raccolta speciale dei cataloghi che li conservo e gli altri 2 li uso. E poi abbiamo acquistato anche, abbiamo finito tutto. Il sacco, quello. Poi abbiamo preso questo sacco che si mette al carrello da portare, tipo come quelli per fare la spesa. Se ne avete uno rotto che vi è rimasta la struttura di quei carrelli per fare la spesa, ci infilate questo sacco verticale dell'IKEA, è fantastico. E poi abbiamo preso queste, le
Vetscap, che sono le mascherine IKEA. Le apriamo, le facciamo vedere come sono. Le mascherine dell'IKEA, mamma mia che belle. 1,02 euro. Sono grigie, ci sono diverse taglie. Questa che abbiamo preso è la media. Sono grigie, hanno il metallo qua sul naso. Ah, ok. Sagomato, hanno gli elastici. Aspetta. Forse avremmo dovuto prendere la L, per te saranno un po' piccole. Oh, comunque va bene, dai. Insomma. Sì, a te ci vorrebbe la L. Comunque, se ci fosse, avessimo preso la L, sarebbero andate bene anche per me. Allora, poi abbiamo preso torta alle mandorle al cioccolato. Ce la mangiamo stasera con l'anguria. Poi le polpette vegetariane. E attenzione, attenzione. Abbiamo preso il purè di patate. E eccole le nuove polpette. Quelle che simulano l'effetto della carne, ma che in realtà sono anche queste vegetariane o vegane, esatto. Non so, non mi ricordo. E ne abbiamo prese due di confezione perché sono da 500 grammi, mentre le confezioni di quella vegetale sono da un chilo. Vediamo se riusciamo, ecco, così vedete gli ingredienti. Io sono senza occhiali, non vedo niente, così voi potete verificare se sono vegetariane oppure vegane. E poi magari lo scrivete qui sotto nei commenti. Bene, abbiamo terminato. Andiamo a montare tutte le cose. Andiamo a montare tutto. C'è anche qui la patatina. Quindi. Patatina. Vi salutiamo. Fate mi piace se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Consigliate i nostri video ai vostri amici che pensate possano piacere i nostri contenuti, e ci vediamo al prossimo video. C'è anche Kitty da qualche parte, però non so dove. Ciao. Ciao. Ciao.